Siamo qui con Mattia Grandoni per La Fedeltà, il protagonista di questo match tra Giovanni De Centallo e Fossano. Il tuo gol ha deciso di fatto la partita. Ti aspettavi questo derby? Ti aspettavi questa intensità per i 90 minuti? Beh, sì, innanzitutto sono molto contento di aver fatto gol e di aver regalato i 3 punti alla mia squadra, e ai miei compagni e tutti quanti, perché in settimana lavoriamo tanto, 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 quindi questi sono i risultati, siamo contenti di questo. Sì, ci aspettavamo una partita difficile perché loro sono una gran bella squadra. L'avevamo già affrontati 3 volte, 2 in Coppa e 1 in campionato all'andata, e ci hanno sempre dato del filo da torcere. Poi erano sulle ali dell'entusiasmo e quindi era una partita tosta. Siamo stati bravi ad essere compatti, coesi e l'abbiamo portata a casa, meno male, dai. Oggi era importante vincere anche per il discorso classifica. Come sta andando questo nuovo Fossano? Un Fossano che sta andando bene, quarta vittoria di fila, 5 nelle ultime 6, quindi stiamo andando alla grande, speriamo di continuare così. Ora domenica non avremo il nostro attaccante Alfiero, però cercheremo di fare una grande partita con il Cuneo e continuare questa striscia positiva. Tu un gol, il ritorno al gol, perché era qualche settimana che ti mancava. Ti chiedo cosa hai provato in quel momento, un liberatorio sicuramente. Sì, un gol liberatorio, perché oggi giocavo magari 10 metri più avanti rispetto al mio solito, e è stato bravo Alfio a mettermi quella gran palla, e io ho calciato di prima sperando di buttarla dentro, e così è stato, quindi sono molto contento. Adesso cosa ti aspetti verso la partita con il Cuneo e altro scontro decisivo? Mi aspetto una partita tosta, anche loro l'abbiamo già affrontata 3 volte, all'andata ci hanno battuto, quindi una squadra compatta, tosta, e il mister è bravo, sa quello che deve fare e lo trasmette bene alla squadra, quindi in settimana dovremmo essere bravi a prepararla come facciamo ogni settimana e di andarci a giocare a viso aperto. Dove ti trovi meglio nel campo? Ti ho visto più avanzato, più arretrato, al centro del Ah, il campo? mister, io lo dico sempre che mi trovo meglio mezzala, infatti oggi mi ha accontentato, diciamo, e sono contento di averlo ripagato con il gol. Poi è lui che fa le scelte, ma io in mezzo al campo posso giocare dappertutto insieme a Paulino, Cattaneo e Tarsi, che hanno fatto una grandissima partita, e quindi dobbiamo continuare così e basta. Hai una dedica particolare per il gol che hai fatto oggi? Ma dedica alla mia famiglia che oggi non c'era, a tutti i miei compagni di squadra e soprattutto ai ragazzi con cui vivo, perché vivendo il quotidiano sono diventati come fratelli, quindi lo dedico a loro. Grazie mille. Grazie.